Ragazzuoli, se volete sempre restare aggiornati sul mondo del calcio, in particolare su gol, trasferimenti, formazioni in anteprima quando gioca la vostra squadra del cuore, ma anche molto altro, scaricate OneFootball e lo trovate in descrizione, il secondo link. Bella! Ciao a tutti, devo fare un paio di premesse importantissime prima di lasciarvi al riassunto della live di ieri sera. Ecco, appunto, proprio di questa parliamo. Purtroppo è andata non benissimo, ma non da un punto di vista di numeri o chissà che, è proprio da un punto di vista tecnico, e mi scuso di cuore con tutti voi. Ho scritto questo post su Instagram che vi sta comparendo in questo momento, mentre voi lo leggete io vi parlo e vi spiego un po' come sono andate le cose. Allora, semplicemente, sarò molto breve perché non voglio rubarvi troppo tempo. Noi abbiamo organizzato questa live in molto, cioè ci abbiamo messo tanto tempo per organizzarla, abbiamo curato tutti quanti i dettagli, abbiamo fatto le grafiche eccetera, ci siamo visti tipo 2 ore prima ieri sera. Apro e chiudo una parentesi che poi non deve interessarvi e non, cioè, non è una, un alibi o chissà che, io da Roma Nord, cioè per chi conosce Roma e sa quanto è grande, io da Roma Nord vicino Formello sono arrivato in zona Eur per fare questa live ieri sera, ci ho messo una cifra di tempo, mi sono fatto tutto il raccordo. E poi ho visto, appunto, proprio per questi problemi che ci sono stati, dei commenti anche un po' cattivi, non da tutti, attenzione, anzi vi ringrazio per il supporto, specialmente in privato mi avete scritto bellissimi messaggi. Però sotto la live, a volte per mancanza di pazienza da uno spettatore, che ci può anche stare, perché immagino che comunque voi aspettate questa live e poi vedete che ci sono dei problemi e dite: ma è possibile che ci stanno sempre questi problemi? Che palle, Fede. È la prima cosa che penso anch'io. Cioè, se a voi dà fastidio, pensate quanto possa dare fastidio a me, considerando che poi non è la prima volta che succedono queste cose. E ho letto dei commenti, appunto, un po' cattivi, spazientiti, e vi chiedo di stare tutti sulla, cioè siamo tutti sulla stessa barca, no? Quindi vi chiedo di supportarmi come io supporto voi quando vi serve. È una cosa reciproca, quindi aiutiamoci l'un con l'altro da questo punto di vista, che vi posso assicurare che è stata una mazzata ieri sera sta storia della live. Poi, per carità, dispiace, ma fa piacere al tempo stesso, perché se non ci fossero stati questi problemi, noi ieri ad un certo punto stavamo in tendenza delle live, c'era un sacco di gente, un sacco di interazione, e vi ringrazio ancora. Poi è chiaro, l'avrei fatto anch'io se la qualità comincia a dare problemi, ma soprattutto più che qualità, perché vedrete tra poco il riassunto, se comincia a laggare tutto quanto e si capisce ben poco, specialmente della partita, esco da live perché dico vabbè, non capisco. Quindi da questo punto di vista vi capisco anch'io. Vi dico che, per dimostrarvi che comunque noi non ci arrendiamo mai, domani alle 18 vi porto la seconda parte del mercato sempre in live. Probabilmente non ci sarà la facecam perché insomma, problemi sempre tecnici, però comunque ve la porto, non laggherà nulla, ve lo prometto. Detto ciò, vi ho rubato anche tanto tempo, però ci tenevo ad aprire e chiudere questa parentesi. Vi ricordo, in descrizione trovate il link di OneFootball, che è la mia app di riferimento per tutte le notizie calcistiche e sportive a 360 gradi, quindi ovviamente scaricatela. Trovate anche il link del canale di Roma Crew, che ieri sera stava crescendo tantissimo, e quindi chiaramente, insomma, io vi lascio la clip, ci rivediamo alla fine del video e niente. Un bacione e godetevi più o meno, insomma, questi 15 minuti, 14 minuti di Roma. Beh, 25 minuti di ritardo, fantastico. No, nessun ritardo. Stai trasmettendo. Oh. Dice che stiamo trasmettendo. Dice che ci siamo. Dice. Così dice. Dice. Ci sentiamo. Buonasera. Ho fatto vedere, guarda io, guarda qua, ciao. E qua, là. Okay. Puttino verde. Aspetta, allora, intanto condividiamo tutto, ragazzi. Vai, condividi. Allora, spieghiamo tutto, andiamo in ordine. Allora, perché nel titolo di questa live c'è scritto With Roma Crew? Perché codesto uomo è un membro, come sono io, tra l'altro. Poi è un membro, un così. Membro. Un membro di Roma Crew. Di Roma Crew. Cos'è Roma Crew? Lo sapete benissimo. Se non lo sapete, voi nel dubbio andate qui a iscrivervi, perché sotto di noi, tra l'altro, ci sono i miei iscritti, 72.000, e quelli di Roma Crew, che tra l'altro stiamo ancora sistemando, però dovrebbero esserci. Scazzato completamente. Quindi iscrivetevi e seguiteci se siete soprattutto della Roma, perché si parla di calcio. Il giovedì c'è Roma Crew On Air, quindi insomma parliamo un po' di calcio, e poi ovviamente ogni volta che gioca la Roma ci commentiamo le partite in live. Proprio così. Ah, però dice che non ho l'audio in sync nella live. Sapete fare la live? Va bene, allora ne fanne una tu domani. Sincronizza, adesso sincronizziamo. Grazie comunque, ragazzi, ce lo stai dicendo, i commenti li leggiamo ovviamente. Ok, ci siamo, tutto perfetto. Quindi sotto di noi vedete gli iscritti miei e sotto il maestro Aitonio, diciamolo, vedete gli iscritti di Roma Crew, quindi andate a scrivere come dicevo prima. Diciamo altra cosa importante, che in basso a sinistra stanno scorrendo, oltre al mio Instagram, il canale di Roma Crew, le divise che dovete acquistare, perché siamo sotto Natale, c'è l'offerta, 2 maglie al prezzo di una, ma il video è l'ultimo che è uscito, che ci avete qui sopra nelle schede, appunto anche le schede per consigliarci un
po' che ruolo rinforzare. Ci serve assolutamente un centrale di difesa, secondo me, per il semplice fatto che abbiamo preso troppi gol nella prima parte di stagione e quindi con Manolas infortunato ci serve qualcuno. Ricordiamo che infortunato anche Dzeko, dovremmo prendere assolutamente Schick e ci proviamo subito. E soprattutto ringraziamo Ho un'idea, come leggete sotto, perché siamo qui a un'idea studio. Esattamente. Che è ancora in fase di elaborazione, ma noi ci siamo e tutto quanto. Compra Benasia o Marquinhos, prendi Marquinhos il centrocampista, prendi Gomez, fai già Rosca, ci dicono... compra Asensio, compra De Bruyne, compra Ronaldo, regà, un attimo. Namoce cavoti, no? Calma, anche meno. Andiamo a vedere un attimino il budget, intanto Uber Mercato, capiamo un po' cosa c'è. Allora, c'erano Marquinhos, Bartra, Nastasic, Vallejo, che poi abbiamo preso De Ligt quest'estate, però Vallejo, per te che non lo sai, comunque è un giocatore molto interessante che ha tanta come non lo so, questi sono quelli, so, quelli che crescono, che si cercano come far crescere il giocatore. Ma io non l'ho cercato. Ma come no, allora, quelli che tu li prendi e costano 2000 euro e poi dopo 3 anni li costano 50 milioni, sono, li so anch'io. Allora facciamo le cose con la testa. Tu adesso 15 sai, milioni, c'hai i soldi? No, questo qui è quello che ho guadagnato in realtà, budget è di qua. E non c'ho c'è la sega, c'è 20 milioni, che te compri 20 milioni, zio? Te compri niente. Questo è un problema. Allora, voi continuate a commentare, ma si può, cioè noi possiamo aprire Safari, così leggiamo i commenti in live. Safari, senza... dentro la mia testa. Allora, tu adesso che stai a cercare? Un difensore di difesa? Perché se priorità è Schick. Adesso andiamo. Allora, ti posso dire una cosa? Niklas Schull. Chi? Niklas Schull. Chi è? È uno che copia poco e te cresce una cifra, affidate. Sì, però il giovane ce l'ho, il giovane, mi serve un titolare anche anziano, d'esperienza. D'esperienza, quindi sì. Ti serve, che ne so, un Nicola Legrottaglie se ci fosse, ovviamente in cerca. Però Vendi Moreno tanto non lo usi, in realtà ragazzi, più che vendere un centrale andrebbe preso un centrale. Ciao a tutti, sono arrivate le pizze. Finciamo per aprire le birre. Finciamo per aprire birre, vabbè, apriamo come l'antichi, dai, in qualche modo lo facciamo. C'è un pezzo di mozzarella... Poi una smella di salsiccia, zitto, che mangia sta pizza. Che cazzo stai facendo? Almeno vieni... Se fai un casino, sbrodoli tutto. Eccolo. Olè! Vai. Una. Ma pure rigato il tavolo, 5 euro da Ikea. No. Allora. Sì, abbiamo fatto una cazzata per colpa mia, scusateci. No, per colpa della birra. Per colpa... Riassumo il tutto per chi è entrato adesso. Abbiamo offerto una contropartita tecnica di De Frel per prendere Schick. La Samp ci ha detto, va bene, ti diamo De Frel, però ci dai 22 milioni oltre a De Frel. E noi non ce l'avevamo quei 22 milioni, cioè ce l'abbiamo però solamente quelli. Quindi finiamo il budget più De Frel. Ed era veramente una cosa da non fare. Dato che ci siamo, grazie a voi, resi conto che stiamo facendo questa cosa, abbiamo interrotto la trattativa con Schick. Adesso però il discorso è che Schick deve aspettare, cioè dobbiamo aspettare noi a prendere Schick. Quindi per Schick probabilmente se ne riparla a fine mercato, perché sapete che c'è una settimana, 10 giorni che devono passare. Pensiamo al centrale di difesa, Mascherano, ci dicono. Madonna, Barba ha fatto 11 milioni. Fare Borca Valero. Però si può fare Mascherano. Ma sai, Mascherano mi sono preso pure Ultimate Team io. Sì, vabbè, non costa niente. Tutta un'altra cosa, chiaramente. Però si potrebbe fare, lo sai, perché... è il giocatore di cui ti parlavo, senza sapere che parlassi di lui, ti stavo dicendo, guarda, servirebbe un giocatore anziano anche, esperto, assolutamente. Dai, regà, grazie per i consigli. In tanti dicono Upamecano dell'Ipsia. Upamecano, ma io sono sicuro che sarà un 17enne, però adesso vediamo. Adesso io credo che Upamecano potrebbe essere più forte. Come si dice il coglione, qua ci stava. Sì. Se facessimo scambio giocatori? Come si dice in gergo tecnico, uno da pronti e via. Non so se fare scambio giocatore però, Ma con chi? Qua mi consigliavano Moreno. Però io Moreno... Beh, Moreno Mascherano... Che dici? In qualità ci guadagniamo sicuramente. È che Moreno è giovane. Se non sbaglio. Infatti, secondo me, tu dovresti prendere uno di quei tipi di difensori che mascherano Moreno. Perché fai queste battute di merda? Qui quello più scambiabile è sicuramente... Oddio, però età neanche tanto, ha 29 anni Moreno. E chi lo sapeva? Che tra l'altro costa lo stesso. Quindi io farei Moreno, sulla base di uno scambio alla pari, vediamo che dice. Credo che entrambi i club ha accettato. Fammi il culo. Ha accettato gratis, raga. Pacco, sì. Federico, metti Moreno più 5 milioni. No, non è servito. Lo hanno preso così, grazie mille. Ok, ragazzi. Allora dice, raga, che cazzo serve scambiare un centrale per un centrale? Che ci ho guadagnato in qualità e sai qual è il discorso? Ti spiego. Che non è che in difesa avessi problemi numerici, perché comunque ho
i due titolari che erano Juan Jesus e Fazio. Poi avevo Moreno, De Ligt e Manolas rotto. Quindi comunque 4 centrali più uno rotto che sarebbe titolare. La quantità va bene, la qualità che manca. Nel senso Moreno, Juan Jesus e De Ligt, non, io titolari non ce li voglio. Ma non perché non mi piacciono, perché non sono pronti adesso. Ci serve Mascherano, mettere Mascherano Fazio dietro. O Mascherano Juan Jesus. No, no, è vero, Mascherano Ligt, secondo me. De Ligt, comunque. De Ligt. Sì. Tu allora, lo fai crescere. Era un po' come Castagne e Marquinhos, capito? Riproponi un po'. Esatto. L'esperto. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Allora, dice Barzagli. Perché Barzagli? Io ho messo importante, non cruciale, Che dicono? Magnifico, perfetto. Magnifico, ottimo. Troviamo un accordo, vorrebbe firmare 2 anni. Buono, ma pure il buono. Accetta. No, vabbè, accetta così, per noi va bene. 2 anni, più di 2 anni è tanto. Il mio assistito non è interessato al momento a inserire una clausola. Va bene, accetta. Va bene, nemmeno noi. C'è la propostona per lì davanti, ci dicono Jamie Vardy, ma ne riparleremo tra poco, Non lo tentate. Non mi tentate con Vardy, raga, che mi esercita la pressione minima. Allora, ora che abbiamo trovato un'intesa su questo aspetto, parliamo di soldi. È brutto però da dire. Stipendio, è quanto vuole? Non so quanto dargli, regà, prende attualmente 155. E prova a dargli 140. A meno, dici? E prova, sì, stai a fine carriera, ma che cazzo. Bonus ingaggio. Manca il sigillo del Barcellona. Gli do, guarda, facciamo 140 più 10.000 del bonus ingaggio, così arriva a 150. Vediamo che dicono. Avanza offerta. Al compiersi di quali situazioni? Rete inviolata. Mi De sembra chi? Che... Ah. Perfetto, ha deciso di accettare, quindi... È nostro, ragazzi, primo acquisto, Mascherano diventa un giocatore della Roma, sono contentissimo, tu? Te ne frega un cazzo, stai a mangiare. Può giocare, ricordiamo, anche davanti alla difesa lui. Tu dici meglio metterlo a sinistra o a destra? Io? Dici... che te ridi? Sto a mangiare. Dici, preferisci, cioè io metto... Ragazzi, ditemelo anche voi nei commenti, metto Faz così oppure l'inverto? Beh, in genere Faz gioca a sinistra. È vero. Perché c'è sta Manolas, però... E teoricamente Mascherano sta sostituendo Manolas. Allora fai così. Poi vedi, se non si trovano te lo dicono. Ragazzi, io direi, se siete d'accordo, avanziamo un attimino. Per capire un attimino di cosa. Cioè, avanziamo verso Roma-Atalanta. Allora ragazzi, fatemi mangiare un pezzo di pizza che mi si è freddata, farà schifo. Guarda quanto si fa bene, chi è quello Bruno? No, è Mascherano. Mascherano è pronto a fare il suo esordio. De Rossi che ha già la fascia. E allora, signori, vedete, lagga un pochino, ripeto, scusate, però ci adattiamo, dai, non muore nessuno. Buonasera dallo Stadio Olimpico, comincia il girone di ritorno della Roma e tra poco ci sarà anche il nostro telecronista per eccellenza di questa sera, il maestro Aitonio, nonché Barbera Antonio su Instagram, andatelo a seguire, insomma, partita dalle grandi emozioni, oddio, insomma, no, sicuramente dalle grandi emozioni all'andata. Stasera sapremo chi siamo. È vero. Roma quinta a 34 punti, a più 11 sull'Atalanta, che è al 12° posto. Insomma, Atalanta che sta facendo il suo, Roma che deve fare assolutamente di più. No, lagga ragazzi, purtroppo non possiamo farci nulla. Basta dire lagga. Basta dire, lo sappiamo. Questo è, possiamo, non so, come si potrebbe fare? Da qua provare a abbassare un po'? No, perché non è il caso di fare sta cosa. Ok, tutto pronto, io direi di cominciare. È partita Roma-Atalanta, ci pensiamo dopo, dai. Concentrati sulla telecronaca, io mi concentro sulla partita. Assolutamente sì. Sbagliarla questa partita, lo sappiamo. Cambio di gioco di Florenzi, un po' strano questo cambio. Va, dai, messo a Palmieri che prova la botta. Beriscia. Il calcio d'angolo, sentiamo il vuoto dell'Olimpico che risponde, presente. Sì, ancora Keita. Angolan a spazio di tacco per De Rossi, largo per Florenzi. Ancora dietro dal DDR, prova la finta, potrebbe andare avanti la botta, lo fa! Daniele De Rossi, 1-0 al 15° minuto. Roma in vantaggio. Roma in vantaggio e questo è un gol importantissimo. De Rossi che va sotto la sud ad esultare. Noi vediamo qui sta laggando un pochino, lo non sappiamo. Ci frega niente. Non ci frega niente, che questo è un grandissimo gol da parte di Daniele. Da parte del capitano, e chi se non lui? Che doveva, botta, insomma, ragazzi. Sì, tra l'altro su assist di Florenzi, rivediamo il replay. Si carica. Sposta bene. Sì. Cioè, forse è una piccola deviazione, Vediamo, secondo me no. La deviazione, vediamo un attimo. No, madonna, che gol. Un gol è raro. Questo più che la De Rossi, non so, era un gol che potevo aspettarmi da Francesco Totti. Buonanima, la sua, un bacino al Francesco Nazionale. Esatto, Daniele che esulta così. Primo gol in questa Serie A per lui, al 16°, al numero 16, Daniele De Rossi. Quindi Roma 1, Atalanta 0, si riparte da centrocampo con un Atalanta che a questo punto dovrà spingere un po' di più. Ilicic può andare al cross, può anche fintare, prende tempo, fa salire un compagno, ma bravo Keita che anticipa.
l'avversario, e quindi Emerson Palmieri poi bravissimo a cercare e a trovare anche Diego Perotti. Allora Marez si libera benissimo di Rafael Toloi. Marez è solo entra in area. Marez 2-0 con il numero 22 Riyad Mahrez mette allora la Roma in una posizione di sicurezza rispetto a ciò che stavamo vedendo prima. Sicuramente in questo modo la Roma si porta su un doppio vantaggio ed è chiaro che adesso il risultato è un pochino più al sicuro, ma non dobbiamo lagga lo stesso, però comunque insomma sì, cercheremo di risolvere. Insomma, Riyad Mahrez porta sul 2-0 questa Roma, una Roma che aveva bisogno di questo secondo gol nel momento in cui l'Atalanta stava cercando un contropiede interessante. Mahrez ha colpito, ma insomma, un giocatore di assoluto valore. Assolutamente, freddo di fronte a Beriscia, la freddezza un po' è mancata a Mahrez nella prima parte di stagione. 40 metri di campo. Sì, tra l'altro anticipo impressionante, no? Come si porta avanti quel pallone. Questo è molto importante, quindi chiaramente ci fa piacere. Una scivolata che non ha però il tempo giusto. Allora Surman Mascherano, pazzesco. Mascherano sì, e poi gran lancio. Bellissima anche l'impostazione alla ricerca di Gencis Yunder. Gencis torna dietro. De Rossi. No! Il miracolo. No, l'ha messa alta, lui. Ah, l'ha messa alta lui. Vediamo. L'ha messa alta lui. Peccato, è stanco la conclusione. Mi è sembrata deviata, infatti si dispera anche Marconi in panchina. Mi è sembrata una paratona di Beriscia, così non è. Florenzi, Mascherano, De Rossi adesso alla ricerca anche un po' di olé del pubblico. Gengizio Indera, una prateria, c'è Mahrez al centro, lo vede? Ruletta marsigliese, Pellegrini. No! Perché? Perché? Mi ha fatto pieno infarto. Riyad Mahrez nel palo di... Il palo di Pellegrini, sei infortunato Mahrez. Davvero? No, ragazzi, finisce 2-0. Certo, l'abbraccio di Fazio e Mascherano, i due centrali che hanno difeso la porta giallorossa. E ci siamo fermati proprio qui. Poi noi siamo andati avanti un pochino in live per chi l'ha seguita ieri sera, per capire un po' quali erano i problemi, se poterli risolvere o meno. Non ci siamo riusciti, erano le 11, abbiamo detto inutile continuare. Vi chiedo ancora scusa, però comunque so che se siete arrivati a questo punto del video vuol dire che mi volete bene intanto e che comunque volete supportarmi comunque vada. Quindi vi chiedo un bel pollicione in su e ci vediamo domani, vi ripeto, con questa seconda parte della live. Che cosa? Sì, è giusto. Seconda parte della live. Poi lunedì, allora questo è importante, ricaricherò il riassunto, magari ecco, sperando con qualità degna, alle 14.30, mentre la sera ci sarà il mio video in cui parlerò dei sorteggi degli ottavi di Champions, dato che appunto alle 12 ci saranno i sorteggi, ma non farei in tempo perché esco alle 2 da scuola, quindi sapete, ve lo carico la sera. Detto ciò ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video, io vi mando un bacione, ci vediamo domani al 18, mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi aggiorno su tutto e niente, vi voglio bene. Ciao ragazzi. Il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, la mia gente lo sa, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà.